collaboratura e benvenuti a questo nuovo episodio in cui andiamo un po' a vedere la raccolta della cicoria grumolo. Qui ci troviamo in un episodio che avevamo già visto di 5 minuti con Bimbo Natura, era il mese di ottobre, la cicoria grumolo era già cresciuta nei nostri cassoni e procedevamo un po' al diradamento delle piantine anche attraverso un po' il trapianto verso altri piccoli orti. E qui invece ci troviamo nel mese di marzo, quando è passato l'inverno, le piantine si sono gelate, quindi si sono bruciate senza il bisogno di tagliarle come fanno alcune persone. In montagna non è necessario, perché il gelo compie già questa funzione di abbassare le piantine. E qui quindi è arrivato il momento della raccolta, i pochi strumenti che servono, un piccolo cestello e un coltellino. E vedete qui le stragi che hanno fatto le talpe nel nostro orto, e vi anticipo qua un video che metteremo tra poco tempo sul canale, dove parleremo di questa pianta che vedrete adesso, questa pianta che è molto utile nell'orto per chi ha dei problemi con le talpe, come nel nostro caso. L'abbiamo appena introdotta e vedremo adesso il tempo di vedere come cresce e vedere i primi risultati, magari ne parleremo in un altro video. Qui vediamo nel cerchio rotondo invece le piantine di cicoria grumolo che erano state trapiantate, vedete si sono sviluppate molto bene. E adesso in questi giorni le stiamo già mangiando da qualche settimana, sono veramente ottime. Sapete che nei nostri piccoli orti non c'è assolutamente nessun, diciamo, fertilizzante chimico, è tutto a base di compost e di bokashi. Qui vedete l'operazione di lavaggio. E un piccolo particolare, vedete, per non sprecare l'acqua andiamo un po' a buttarla sulle aiuole, qui dove abbiamo invece i frutti di goji, le bacche di goji e i mini kiwi. Quest'anno è stato un anno veramente, veramente siccitoso da noi in montagna, si sentono tutte le foglie secche che scrocchiano, e guardate qui che bella insalatina. Questa è stata pulita sul posto con il coltellino. Ed è un metodo, diciamo, che è molto più lungo, mentre l'altro metodo, quando ne abbiamo una grande, una discreta quantità, è quello di estirparle con la radichetta e portarle a casa, dove le andiamo a pulire un po' più, con più tranquillità. Qui vedete la Daniela che si sta così cimentando in questa operazione, che devo dire anche le persone anziane adesso non hanno più pazienza, e infatti molti diciamo che tagliano la cicoria con la forbice. Con le forbici viene tagliata per fare prima, ma secondo me cambia totalmente il sapore e anche la consistenza che deve avere questa verdura per essere così, come ho detto, golosa. Il bello è sentire scrocchiare sotto i denti proprio il duro della radice, che al tempo stesso conferisce anche questo amarognolo, questo sapore amarognolo che è buonissimo. E qui un'altra cosa che vi anticipo, alcuni dicono dove vanno a finire tutte queste radici, un buon metodo per utilizzarle può essere quello di munirsi, vedete, di una piccola pompa di acquario. Qui vedete il Bimbo Natura che assiste sempre a tutte le operazioni. E poi con un aeratore, questa pompa aeratore, andiamo a mettere queste radici all'interno dell'acqua con un po' di melassa e le facciamo, come dire, fermentare, ossigenandole, per ottenere poi un liquido radicante, perché andiamo un po' così a riprodurre i batteri rizobi che sono attaccati alle radici, ma questo magari lo vedremo in un altro episodio. E qui vedete un po' il finale, il completamento di questa ricetta semplice e golosa, sono i cipollotti, i nostri cipollotti che avevamo piantato
in estate, adesso stiamo raccogliendo gli ultimi, e diciamo che è veramente un matrimonio stupendo. Inoltre anche con quest'altra erba spontanea che è la cicoria, adesso nel mese di marzo in montagna ci sono i primi getti di queste cicoriette che si possono mangiare anche crude quando sono così piccole e tenere. Anche qui ci vuole molta pazienza. Io ho la fortuna di avere la Daniela, che è una raccoglitrice molto paziente ed appassionata. È un passatempo molto bello quello di raccogliere le erbe spontanee nel mese che precede un po' così la primavera. E qui vedete la fine del video, ci lasciamo con questa splendida insalata gustosissima e salutare, e con questo, con l'acquolina in bocca, vi lascio un cordiale saluto al prossimo video. Arrivederci.